Allora, buongiorno a tutti da Chris e ben ritrovati per questo nuovo video che faccio in cucina per parlare della svolta epocale che sta arrivando in casa Inter con Steven Zhang che sta per divenire il nuovo presidente, il più giovane presidente della storia dell'Inter, 26enne, era un pollo di Sanning. Il padre aveva ordinato di occuparsi dell'Inter, cosa che lui ha fatto in questi due anni, ha fatto un po' di apprendistato, è stato in giro, si è stabilito a Milano, ultimamente si sta occupando tutto di Inter, perché il presidente lo sta facendo già da un po', a differenza di quello che molti di quelli che molti dicono che questo qua non capisce un cazzo, invece secondo me è molto sveglio e si sta ben immedesimando nella realtà milanese, sta controllando tutto, dal bilancio a tutto. Facciamo qualche breve precisazione, qualcosa da dire riguardo anche torniamo poi anche verso l'apertura, ma verso la partita parleremo di Marotta che sta andando a fare un putiferio e parleremo ovviamente di Sanning. Allora, come prima cosa, ieri abbiamo visto i rinnovi di 6 giocatori tra cui Dalbert, tra cui Gagliardini, Brozzo, Miranda e gli altri, adesso non ricordo bene tutti, sono 6 rinnovi. Brozovic, che la cui clausola è stata aumentata a 60 milioni, valevole solo per l'estate, non si può utilizzare in inverno, solo per l'estero, e come per Icardi scadrà il 15 di luglio. Altra cosa, perché hanno fatto questi bilanci? Già ho visto sui social la gente dire ma come Gagliardini potevamo farne meno, Dalbert, perché prolungando di un anno i contratti a tutti questi giocatori vai a favorire anche gli ammortamenti in bilancio, quindi favorisci il bilancio, gli ammortamenti saranno solo meno cari, semplicemente per questo. Poi ci saranno giocatori che saranno sul mercato, saranno rivendibili, cioè non dite cavolate, cioè cercate di capire come funzionano le cose. Non è la prima volta che l'Inter rinnova per diminuire gli ammortamenti in bilancio, tu prolunghi un anno l'ammortamento si abbassa, no? Non è che sta qua a spiegare tutto ogni giorno, ogni volta. Quanto a Marotta, è voluto sia da Steven Zhang fortemente, sia da Sanning. Lo prendono perché è un abile dirigente. Sarà sicuramente, forse si parla di amministratore delegato, direttore generale, secondo me farà un po' come ha fatto con Agnelli, meno questo dovrebbe essere forse intenzioni, lascia anche da Steven Zhang nella gestione di una squadra. Poi che Marotta piaccia o non piaccia, nessuno può mettere in dubbio che sia un bravo dirigente. Il calcio, al giorno d'oggi, è un'azienda, non parliamo più di sentimentalismi. Tutti quelli che dicono ah no, ma io non la voglio, c'è un'inchiesta, è di qua, è di là, è un gobbo, io i gobbi non li voglio, sì però cazzo, parlate solo di Lippi, di Tardelli, i Trapattoni che non era la Juventus, abbiamo vinto lo scudetto di record, o volevate Conte, Ibrahimovic e Vieira li abbiamo presi quando con Calciopoli, loro di che cazzo state parlando? Ieri c'è gente che dice ma voi siete interisti, perché se uno, vi spiego, io ho messo sulla nostra pagina e sul gruppo, abbiamo messo il sondaggio, siete concordi con l'arrivo di Marotta, sì o no, più o meno, farà discutere, l'arrivo che farà discutere, dividerà sicuramente il tifosi dell'Inter, siete d'accordo con il suo arrivo, sì o no? In questo momento i sì sono al 77% contro i no. E c'è gente che commenta, fa, ma siccome siete interisti, sta perdendo l'interismo, perché se io metto sì, sarei concordo sull'arrivo di Marotta, Non avrei l'interismo dentro di me. Ma chi cazzo l'ha detto? Perché date etichette alla gente senza sapere quello che cazzo che parlate? Ah no, ma è quello vicido, quello della Juve. Vi ripeto, mi parlate di Lippi, io vi parlo di Trapattoni, scudetto di record, Ibrahimovic, Vieira, o ancora avevamo preso, volavate Conte. E allora di cosa state parlando? Perché un interismo si vede se uno è pro o contro Marotta. Precisiamo che a me, che se arrivi Marotta, non mi fa né caldo né freddo, nel senso può arrivare come può non arrivare. Poi si mette, io nel sondaggio ho votato sì, non perché devo impazzire carriera, no, perché semplicemente è un bravo dirigente. Ci sono state delle inchieste. Quello che sta facendo il report non è né più né meno quello che ho parlato la stampa 3-4 anni fa, quando è uscita fuori questa cosa, non hanno fatto niente. Ma se veramente le cose come così dicono, ma secondo voi la magistratura non diceva un cazzo? Cioè voi fate vedere queste cose e non abbiamo un cazzo, che c'è l'inchiesta in corso. Quindi collegate il cervello e non fatevi imbacuccare. Abbiamo visto che ieri casini a Marsiglia, c'erano alcuni capi da curva del Milan arrestati per traffico. Cioè, le curve, ragazzi, le curve sono belle. C'è tanta gente, è bello stare in curva, c'è tanta gente che è buona, ma ahimè ci sono anche altri traffici e ci esisteranno sempre, quindi non solo nella curva della Juve. Stop. Agnelli ieri poi tra l'altro in conferenza stampa ha detto
che comunque c'è una legge della UEFA e della FIGC, una legge, una regola che impone alla società di avere contatti con la tifoseria, anche con quella organizzata, anche con quella organizzata, per tenere l'orecchia, anche con quella organizzata. Quindi o cambiano le regole e tutto, io non rompete i coglioni, è sempre stato così, sempre lo sarà. Il motorino, il booster, l'Inter-Atalanta, come cazzo è entrato? Devo ancora ripetere il commentato, dico, ma sì, vengo come booster, sì, sì, ma faccio passare quello più di giù. Ragazzi, dai, fate i bravi, fate i bravi. Detto questo, quindi se Marotta arriva c'è gente che dà etichette. Ho letto di quei post, ah, se arriva mi dimissiono da tifoso interista. Mica ci sono tanti tifosi dell'Inter che dovrebbero dimissionare, secondo me, perché adesso arriva Marotta. Comunque, svolta epocale, i bilanci del canale commerciale sono in espansione disimisuratamente positiva. Insomma, Sanning sta facendo quello che più non si poteva chiedere, sta risanando e alla grande, e torneremo a essere competitivi. Ci vuole tempo e calma. L'Inter potrà prendersi i top quando sarà, potrà marciare con le sue gambine e potrà comprare col fatturato questi giocatori e pagarli come fanno le altre squadre. Non è che la Madrid paga perché c'hanno i fatturati e pagano con quello, e piano piano ci stiamo arrivando. Poi vorrei tornare alla partita di Barcellona velocemente per dire qualche cosa. Io rispetto le opinioni di tutti, quindi va bene. Dopo però, se io parlo con uno e non rispetta le mie, mi manda a fare in culo, mi dà etichette e poi mi incazzo pure io. Ho visto molti post di gente che ce l'ha con Spalletti, ha sbagliato formazione. Secondo me l'Inter col Barcellona ha perso semplicemente uno, tecnicamente siamo più bravi, abbiamo visto il Milan ieri come fatto dominante dal Real Betis. Noi ci siamo esaltati, col Milan abbiamo avuto noi la possesso palla, il Barcellona è una squadra che fa sempre tiki-taka. L'Inter si è mossa gli errori, non è perché ha giocato da Ambrosio, che certo, poi ha fatto male, ma anche la Samoa sta facendo cagare. Abbiamo perso perché da squadra si gioca l'11, si perde l'11, ragazzi, si gioca l'11, si perde. Non abbiamo fatto quel pressing, quei movimenti da squadra che si devono fare. Ho visto il nuovo Herrera del web, l'allenatore, che dice che se giocava Illo, dice che se giocava Lautaro Martinez trequartista e lo mettevamo su Busquets come aveva fatto Mancini con la Fiorentina, avremmo detto, ma che cazzo stai dicendo anche tu, Lautaro Martinez trequartista a uomo su Busquets, ma dove cazzo l'hai mai visto? Lautaro Martinez è una punta, l'abbiamo utilizzato un po' nel calcio d'estate, che è una cosa, poi il calcio vero, quello giocato è un'altra cosa. Può fare seconda punta, si può da tante, non è tricostita, non può giocare a titolare, cosa cambierebbe? La formazione secondo me non era sbagliata. Poi parlavi sempre di Candreva, ma volevi Politano, allora tu dicevi Candreva tricostista, perché non mi hai messo Candreva tricostista? No, dici Lautaro Martinez, ogni volta cambi, cambia disco anche te. La verità è che abbiamo perso perché non siamo stati compatti, non abbiamo fatto pressing alto e ci siamo fatti mangiare, la palla non l'abbiamo mai vista, non è che recuperavamo la palla aperta perché loro ci assalivano, semplicemente, tra l'altro secondo me, sarà un'eresia, perché certo che è un'eresia quella che dico, l'assenza di Messi ci ha sfavorito alla fine. Cioè, io, se Messi gioca ci fa 4-5 pere, e lo si sa che è così, quello è Messi, può metterla sempre. Però, secondo me, con l'assenza di Messi, loro hanno fatto giocare Rafinha per Dembélé, ma che Dembélé è stato anche punito perché era in ritardo, ma fatto giocare. Ma loro, quando c'è Messi, prendono sempre meno gol. Ne segnano tanti, ne incassano di più con Messi, perché così con Rafinha, Arthur che ha fatto un partitone monumentale, così hanno avuto più palleggio, erano più quadrati in fase di ripartenza, noi occupiamo la palla, perdiamo, avevano un uomo in più centrocampo, invece con Messi ne avrebbero avuto un uomo in meno, ma a parte che poi accelerava, ci faceva 5 gol, però noi in ripartenza forse ne avremmo giovato. Cercate di capire quello che voglio dire, dopo non mettete a storcere quello che sto dicendo. Ritornando alla partita, abbiamo perso da squadra, perché quando tu fai impressing tutta la squadra pressa in blocco, non quello non abbiamo fatto, l'unica volta che l'abbiamo fatto, ok, esce Candreva, entra Politano, i primi 15 minuti del secondo tempo, e c'era ancora Samoa, c'era ancora Bocavello, la squadra ha fatto quel lavoro lì per 10-15 minuti, infatti abbiamo recuperato palloni nella loro area di rigore quasi, abbiamo creato 2-3 pericoli, gli unici momenti che abbiamo fatto, 15 minuti, la partita dura 90, hanno stati capaci di farlo, e non è che noi fisicamente non ci siamo, perché l'Inter ha fatto 7 gol in 15 minuti, quindi è che fisicamente ci siamo, è che loro hanno fatto anche bene, quindi anche merito loro. Non è che come uno fa un post ieri, una ragazza che saluto, che è anche del mio gruppo, Maria, che dice che se metteva la formazione titolare avrebbero sicuramente parlato, ma non è vero, ma il calcio non sono figurine, metto Tizio al posto di Caglio, perché il Tizio è titolare, metto quello lì e pareggio, ma dov'è che hai pareggi? Abbiamo perso di squadra, il calcio non sono solo giocatori, il pressing
deve essere armonioso, la squadra deve stare alta, dobbiamo sempre andare sul raddoppio di marcatura e recuperare palla. Non l'abbiamo fatto, non sono stati capaci, sono stati bravi loro. Sono stati bravi loro, comunque anche senza Messi sono più forti di noi ragazzi. Ma cosa volete andare là a Barcellona a giocare a prendere le pallate? Scelta al piedistallo. E poi tutti quelli che adesso stanno soltanto Spalletti, il filosofo. Cioè, passate vittorie e tutto un merito di Cardi, di chi faceva i gol. Cardi bravissimo, chi ha fatto i gol bravissimo. Adesso che si è perso, colpa di Spalletti. Allora, avete comprato l'abbonamento per la Corriera, così la prossima volta che si vince avete già il biglietto, entrate e risalite sul carro, che tanti siete scesi, colpa di Spalletti, che formazione fa? Perché se gioca a Bersalico e Politano vinciamo, ma chi l'ha detto? Abbiamo perso da squadra, non sono stati movimenti, abbiamo perso da squadra, si poteva fare molto di più. Abbiamo prestato male, Borca Valero è tornato pensionato, ma se con Borca Valero non tenevamo palla, volete tenere la palla con Lautaro Martinez, che non è trequartista. È bravo, ma non c'ha quelle doti di palleggio che possono avere loro. Ragazzi, colleghiamo il cervello, non diciamo minchiate. Quelli siamo e quelli devono giocare, non c'era Nengola, non abbiamo altre alternative. Non è che se metti Lautaro Martinez. L'unico rammarico che posso avere, se posso dire qualcosa a Spalletti, veramente, sulla partita, è perché ha fatto giocare due acciaccanti. Già c'avevi Brozo, che tra l'altro ha fatto benissimo, e Perisic, che era acciaccato, l'ha fatto giocare. Ecco, magari quello l'avrebbe messo Politano per Perisic all'inizio di Candreva, e poi magari te l'avevi fuori Candreva, perché Perisic non era lui, e poi era già acciaccato. Versalico, che tutti volevate giocare, ha fatto una partita nelle ultime 4 settimane, e forse il mister ha pensato che giocare sabato e martedì, era un po' domenica e mercoledì, era rischio infortunio, perché c'è il ginocchio che me l'ha andato. Attenzione ragazzi, che non è guarito Versalico. Che ha fatto male a Samuai, due partite che sta facendo cagare, e già con la spalla non fece un partitone, ha perso palle anche lui. Ora Candreva, colpa di Candreva, colpa di D'Ambrosio, ma poi Perisic non ha preso una palla, Samuai non ha presa una, e allora non è colpa del mister, è insieme di il calcio, lo vedete no ragazzi, quando fai pressing, se pressa solo uno o due, gli altri non prestano, ti passano, no? Allora è movimenti di squadra, insomma, e quelli sono più bravi di noi tecnicamente, basta. Adesso, poi ogni partita è una storia a sé, con la spalla, pure ci hanno fatto, abbiamo vinto 2-1, ma ci hanno fatto penare pure loro, la palla non la vedevamo. Cioè, cerchiamo di capire, l'Inter è una squadra muscolare, cioè abbiamo un po' di tecnica, siamo muscolari, quelli sono. Abbiamo fatto il mercato sotto a Settler Nigerman, vedremo dopo, quindi cioè, non è che si vince. Si vince a tutti contenti appena perdi, dopo 7 vittorie, tutti a Spalletti. Poi cazzo ragazzi, ma in quanti di voi a agosto dicevano ma andiamo a giocare contro la Coppa dei Campioni, la Champions League, non faremo neanche un punto. Dopo 3 giornate siamo secondi e abbiamo 5 punti sulle terze. Ma che cazzo vogliamo di più? Ma tutti avreste firmato per essere 9-6 e Tottenham e PSV 1-1. E quello mi scrive, se non pareggiava più, ma che sti cazzi, se non pareggiato, non hanno vinto, allora, hanno fatto 2-2, ma anche se vinceva il Tottenham, era sempre dietro, eri sempre messo bene in classifica, quindi smettiamolo di raccontare minchiate, è troppo facile parlare, cioè parlate con una logica, poi la critica costruttiva ci sta, pure io critico Spalletti quando c'è per i cambi, e ho detto, io faccio la critica alla partita di mercoledì, l'impiego di Perisic, ma no perché non deve giocare, perché era acciaccato anche lui, ne ha fatti giocare due, la Brozovic ha fatto quello che doveva fare, Perisic non c'era, magari deve fare prima Perisic di Candreva, che poi Candreva ha fatto schifo, D'Ambrosio ha fatto schifo, tutti dicono fai giocare le riserve, ma Miranda è stato il migliore in campo dell'Inter in difesa, chi ha fatto cagare è stato Skriniar, che ha fatto, si è fatto oscillare sul primo gol, si è fatto saltare in velocità, poi non è solo colpa sua, quello già di là è partito, ha fatto la serie, può dire. Non è perché gioca Miranda e ora abbiamo perso. Miranda è stato uno dei migliori dell'Inter in difesa, anzi il migliore della difesa assieme ad Handanovic. Lì Handanovic fanno di più, esci, fai schifo, là ci ha salvato il culo, eravamo in partita. Comunque siamo rimasti alla fine in partita fino a 5 della fine. Si poteva fare meglio sicuramente, e si poteva fare peggio. Io inizialmente ero molto fiducioso, pensavo che magari un pareggio lo facciamo, perché se non continuiamo a fare questo pranzo che facciamo, come fatto col Milan, però ci siamo anche un po' illusi, insomma abbiamo visto anche il Milan ieri, conto giocare contro il Milan, conto giocare contro il Barcellona, che tutti mi dicono che il Barcellona è più scarso negli ultimi 10 anni, sarà sti cazzo, se non messi sulla carta saranno pure scarsi, ma sono bravi, e questo Arthur, ne vedrete com'è forte, è veramente bravo questo Arthur qua, quindi sarà pure il Barcellona più scarso degli ultimi 10 anni, ma rispetto all'Inter è 2 spanne sopra oggi. Poi la prossima, ogni partita ha la sua storia, quindi io questo è quello che voglio dire, tornerò dopo Barcellona, quindi Steven Zang sarà il presidente più giovane della storia dell'Inter, Sanghi si è comprato tutta l'Inter, la faccia di quelli che dicevano che l'Inter doveva essere venduta,
Vabbè ragazzi, ditemi voi cosa pensate su Marotta, su Zanghe, su Spalletti, se è colpa sua o se è problema di squadra. E forza Inter sempre, alla prossima, ciao.